Siamo qui alla terza serata di Caimano Moda, sotto gli stand degli sponsor. Ecco, siamo con il signor Franco Vitale, che si occupa di tappezzerie e tendaggi, allo showroom in via Lutrario 55 a Crespano. Ecco, facciamoci qualche domanda. Perché ha deciso di mettere uno stand espositivo qua a Caimano? No, a parte che tutti gli eventi che fa Michele Trasparente ci sono, diciamo, siamo sempre presenti. Anche perché ci credo in quello che fa lui. No, ci credo perché poi ti dà pure dei frutti, sennò è inutile. Cioè, sono soldi spesi bene, secondo me sì. Poi gli altri non lo so. A me qualsiasi evento. Ringraziamo il signor Franco Vitale e salutiamo i videospettatori di Caimano Moda. Siamo qui con il signor Rocco Franco, uno dei collaboratori della ditta Imco di Frattamaggiore. Ecco, state ormai, questa è la terza serata da tre giorni. Sì. Vale la pena venire a Caimano Moda? Cosa vi chiedono i clienti? Sai, un po' di tutto. L'ufficio Imco di Frattamaggiore del signor Mocci è molto conosciuto, come sia il marchio che da tantissimi anni gli chiedono molto l'assistenza, che ha vita, i clienti si fermano, il marchio è conosciuto in tutto il mondo, da oltre 40 anni vive nelle case degli italiani. Ecco, diciamo, in un certo senso si fidano della marca, diciamo, soprattutto più che al prezzo pensano all'assistenza, alla successiva, al post vendita. No, bisogna considerare che la Imco è un marchio bellissimo da parecchi anni che esiste, la persona acquista anche di fiducia dell'assistente che viene fatto e della persona che gli fa la vendita. Ecco, ringraziamo la ditta Imco di Frattamaggiore e salutiamo i videospettatori di Caimano Moda. Ecco, siamo qui con Giuseppe Saviano, che rappresenta il negozio Saviano Materiale Elettrico, che da oltre 30 anni sta sul territorio di Caimano. Ecco Giuseppe, per la prima volta avete deciso di investire su Caimano Moda, una nuova forma di pubblicità. Per quale motivo? Il motivo è perché partecipano molte persone, ci sono personaggi importanti che aderiscono a questo evento e quindi far conoscere, diciamo, nuovi prodotti che abbiamo integrato quest'anno e negli anni precedenti, che prima non avevamo. Quali sarebbero questi nuovi prodotti? Nuovi marchi come climatizzazione, antintrusione, automazione e tutto ciò che comunque... Siamo qui con il signor Domenico Mugione, responsabile della ditta CIAM, che si occupa di serramenti e che si trova nella frazione di Casulla. Ecco, signor Domenico, ora viene l'estate, che propone la vostra ditta? Allora, tutto di più, le zanzariere, tapparelli, infissi in genere, taglio termico, PVC, legno, alluminio, porte blindate, serrante in ferro, tutto quello che concerne la sicurezza della casa e la tenuta termica degli infissi con la detrazione del 65%, un incentivo non indifferente per chi aderisce a questo tipo di iniziative, di serramenti. Ecco, siamo al terzo giorno che avete lo stand, la gente che chiede soprattutto?
Vabbè, visto il periodo, la maggior parte zanzariere, perché è periodo caldo delle zanzare, però molte informazioni sui profili di nuova generazione, che appunto dicevo taglio termico e altri materiali di nuova concezione. Ecco, ringraziamo il signor Mugione e salutiamo i videospettatori di Caimano Moda. Ok ragazzi, un grande applauso, un grande applauso. E adesso che cosa accade? Terza ed ultima serata di Caivano Moda Event, siamo con la responsabile di Gamax. Come mai avete deciso di aderire a questa manifestazione di Michele Trasparente? Quale riscontro trovate e cosa ci puoi dire della tua attività? Allora, noi facciamo parte della Gamax Academy, una scuola di estetica, una realtà presente da quasi 2 anni a questa parte. Abbiamo anche una rivendita di prodotti per quanto riguarda la ricostruzione unghie. Abbiamo deciso di aderire perché abbiamo avuto un ottimo riscontro, quindi c'è molta gente. L'anno prossimo, qualora Michele Trasparente decidesse di chiamarvi nuovamente, voi accetterete? Assolutamente sì. Ringraziamo Vittoria, responsabile dei Gamax. Grazie Vittoria, come ti dicevo è stato semplicissimo, e ringraziamo tutti gli amici di Dubito.it. Le temps est si inerte, ici les notes attristent les autres. Elles tombent comme des feuilles mortes. L'orage tonne, parfois ça gronde, on a le blues et on a Toussaint. Pincement au cœur dès qu'arrive la Toussaint. D'octobre à décembre, il peut descendre et la tristesse abonde. Abonde, quoi de nouveau dans ce monde, à part des tombes qui se dressent. C'est la période où le soleil se cache, où les nuages sont gris, où j'écris tout ce qui peut se décrire. Je les entends tous qui poussent des cris graves. Moi ça se calme avec le temps, depuis que je fais face aux barrières et aux entraves. J'estends dans ma peau ce ton, mon automne, ces ombres d'arbres sur les tombes. L'espérance s'estompe, ça me colle à l'âme. Je préfère qu'il pleuve, je préfère les larmes. J'ai le spleen et j'irai me noyer dans son fleuve. Je reste bien avec ce monde. Siamo con il responsabile Tremante Arredo, falegnameria e negozio di arredamenti, sito in Cardito. Come mai avete deciso di aderire a questa iniziativa di Michele Trasparente? Questa è la terza serata, avete notato come si può vedere questa sera grande affluenza. Questo è uno dei motivi per i quali secondo me lei ha deciso di aderire all'iniziativa di Michele Trasparente. Sì, è una bella cosa. Cosa proponete? Cucine, camerette, porte, infissi, tutto quello che c'è per la falegnameria, diciamo, per i clienti che aderiscono a questa cosa. Dove è ubicato il vostro negozio? A Cardito e a Fragola. Ringraziamo il responsabile della Tremante Arredo, grazie, buona serata e salutiamo tutti i lettori di Dubito.it. Les larmes tombent comme les feuilles, on pleure tous de la sorte. Des pensées si fortes et si noires avant que l'hiver nous ouvre ses portes. En plein automne et les âmes sont mortes. Nos vies sont creuses autant que nos cœurs et que bien qu'on s'apporte. Les larmes tombent comme les feuilles, on pleure tous de la sorte. Des pensées si fortes et si noires. En pleine automne le temps est gris comme les écrits, comme les églises décrivent la peine. Terza ed ultima serata qui a Caivano Moda Event. Siamo uno dei fotografi storici di Caivano, Pietro Zampella. Buonasera innanzitutto. Come mai Pietro in questo periodo di forte crisi hai deciso di aderire a questa manifestazione organizzata da Michele Trasparente? Voglio definire innanzitutto che la mia questa è una passione che nasce da molto lontano. La mia decisione di aderire alla manifestazione è perché Caivano, come si sa, è scarna di queste manifestazioni che avvicinano la popolazione, la gente alla cultura. Per cui dare un impulso non mi sembra affatto male e quindi ho deciso di aderire a questa manifestazione. Questo è un periodo particolare, Pietro, un periodo di forte crisi, di forte recessione economica e forse il tuo settore ancora di più ha risentito di questa congiuntura economica negativa. Diciamo che è difficile in questo periodo scattare delle foto perché molti dopo l'acquisto di una semplice reflex pensano di essere fotografi. A tutte queste persone che si rivolgono ai non fotografi di professione, tu cosa senti dire?
Allora, intanto io dico che mi fa molto piacere, vedo che i giovani si accostano alla fotografia con un interesse anche professionale, perché diciamo che trasmettere quest'arte a me fa molto piacere. Naturalmente improvvisarsi invece fotografi crea un sacco di problemi. Oggi il momento di crisi è vero, è il nostro settore, è uno di quei settori, diciamo che voluttuari, in cui molti rinunciano eventualmente. Chiaro che speriamo che questo periodo passi naturalmente, però io non sono contro i giovani che si vogliono accostare in modo serio e professionale alla fotografia, perché è una bellissima arte, naturalmente a me ha colpito tanti anni fa, e quindi diciamo che oggi per esempio si scatta moltissimo col telefonino, però io vorrei che i giovani seguissero dei corsi particolari, avessero dei canoni base della fotografia. Mi farebbe molto piacere eventualmente questa soluzione. Ringraziamo il fotografo Pietro Zampella e invitiamo tutti gli amici e i lettori di dubito.it a visitare i tuoi atelier fotografici di Pietro, uno sito su Costa Umberto di Caivano e l'altro su Via delle Rose, se non vado errato. Grazie agli amici e i lettori di dubito.it, buona visione, alla prossima. Ecco, siamo qui con Fabio Trasparente della Dynamis Italia in collaborazione con TRS Impianti, che anche lui è presente a Caivano Moda. Ecco, spiegaci un po' questa novità. Niente, quest'anno abbiamo istituito questa sorta di collaborazione, come diceva l'amico, con la Dynamis Italia, che si occupa appunto di energie rinnovabili, che ovviamente ai tempi di oggi rappresentano il futuro. E passo la parola a chi meglio di me, l'ingegnere Giuseppe Imparato, per alcune informazioni per la campagna che abbiamo lanciato e l'iniziativa. Prego, ingegnere. Sì, noi abbiamo lanciato questa campagna nel sud Italia per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche solare termici, che sono il futuro dell'energia. Oggi ormai i singoli cittadini possono produrre in autonomia l'energia e sganciarsi da quelli che sono i grossi network nazionali. Tra l'altro si può fare in casa oggi con un investimento molto molto basso, perché con un investimento oggi abbiamo in fiera un investimento, un'offerta lancio di 7.000 euro incluso IVA, si riesce a fare un impianto per uso privato di un contatore standard di casa, e con una joint venture che abbiamo fatto con una nostra fiduciaria è possibile finanziare questo impianto al 100%. Quindi con una rata molto bassa, stiamo parlando di 60 euro al mese, si riesce a fare l'impianto, e quindi invece di pagare la bolletta dell'energia elettrica si paga la rata e si risparmia completamente qualunque tipo di aggravio per l'energia consumata. Quindi questa è l'offerta lancio che abbiamo utilizzato per questa fiera. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare l'organizzatore della fiera, perché è veramente una manifestazione molto bella, molto sentita sul territorio. Champion sound. Nothing when they hear the champion sound. Need when they hear the champion.